contro i mazzi acqua, Luca, bisogna, diciamo, sì, le statue vanno assolutamente bene. Dal momento che ci sono mazzi come il Marinces, come vorrei dire il Drytron, ecco, perché ce lo troviamo davanti in questo momento, però no, quella è luce. Dal momento che ci sono robe come il Sirenid, ecco, tutto qualsiasi mazzo che possa bloccare delle evocazioni speciali va bene, perché sono dei mazzi. Che mazzi sono quelli? Sono mazzi che vanno in OTK, no? Ok, cosa abbiamo qui? Sì, un interessato all'Occhi Rossi, benissimo. Mazzo Occhi Rossi, peraltro, signori, stupendo, che state veramente molto apprezzando, bene. Non poteva essere altrimenti, visto che è un mazzo davvero molto sottovalutato, ecco. Sì, l'Occhi Rossi, dico che è assolutamente sottovalutato per un semplice motivo, perché c'è in giro questa dietrologia secondo cui la Konami l'abbia sottovalutato e bistrattato. È vero, ma con il Dragone Nero Occhi Rossi il mazzo torna in auge, che è una cosa bellissima, perché è fondata essenzialmente su una dietrologia Burn, e il fatto di avere un mostro che nega, che sia indistruttibile, che sia imbersagliabile, che addirittura spacca e infligge danno all'avversario. Pensiamo a tutte le varie combinazioni che possono attuarsi con i vari Arcidemone Drago Rosso, con soprattutto Flare. Pensiamo a Flare che ogni volta che l'avversario attua delle strategie degli effetti infligge 500, cioè in questo caso contro il Drytron che stiamo vedendo giocare, già l'avversario sarebbe a 3000, già si sarebbe bruciato oltre 5000 punti. Quindi Dragonero sì, tutte le persone che si stanno interessando e che lo vogliono veramente, sia che lo prendano da noi che da altre persone, prendetelo perché è veramente bellissimo, interessante, bello e soprattutto è sottovalutato un pochetto come Antometa, no? Perché la bellezza di Antometa qual è? Perché sta spopolando, ha spopolato e noi siamo orgogliosamente coloro che lo hanno reso di nuovo un mazzo di bandiera. Perché è molto forte ed è sottovalutato. Le persone purtroppo sono intrappolate in queste. Sì, scusate, però perché cioè, più Marco è cioè troppa gente, insomma, poi comincia a essere. Io metto in silenzioso molto bene. Eccoci qui, sì, perché poi troppi stimoli. Poi non è uno, sempre una cosa alla volta, signori. Anche Yu-Gi-Oh! Quando giocate a Yu-Gi-Oh! Non fate come me che sono qui, sempre preso da miliardi di cose. Fate come il nostro avversario che si mette lì come una macchinetta, gioca il Drytron, fa Drytron che. Perché è un mazzo molto bello, ma assolutamente non regge contro certi mazzi. Perché è intrappolato nelle etichette, no? Perché noi abbiamo spaccato, insomma, un po' anche tutti i vari detti, tutte le varie cose che circolavano, soprattutto su YouTube Italia, perché ci siamo messi contro le etichette. È stata una delle prime cose, mettersi contro le etichette. Etichette che, signori, ci sono, sì, forse per certi mazzi è vero anche, perché Drytron, sì, effettivamente è un mazzo fortissimo, però addirittura impegolarlo dentro la categoria T1, T2, T3, T4 sono cose che non funzionano. Vediamo un po' che altro commento live. Sì, T1, T2, T3, T4 sono fatte da giocatori seri, sei tu che non capisci un cazzo. No, intanto ti banno perché queste paroline, queste colorite espressioni vanno contro le regole della community, credo. E poi, no, non sono d'accordo con te, non sono d'accordo con te semplicemente perché, come abbiamo dimostrato in tanti video e con molti video, con molti testimonial, cioè ci sono fatti e parole di tante centinaia di persone. Queste sono solamente etichette. Abbiamo visto in tornei trionfare mazzi ABC che oggi sono declassati semplicemente a Rogue. Abbiamo visto nei tornei trionfare mazzi che sono semplicemente mazzi che sono addirittura definiti T3 e T4. Una volta ho visto giocare bene Pomodoro Mistico. Quindi, cioè, cosa vuoi che sia? Ci sono sempre, diciamola meglio, ci sono alcuni mazzi che sì, sono effettivamente forti, come questo, che se partono in questo modo, se hanno la fortuna di vincere al dado e partono in questo modo, semplicemente la partita è finita. Ci sono partite in cui, cioè, io in questa partita probabilmente non potrò fare nulla, signori, È così, forse qualcosina con i raggiaki, ma neanche troppo, insomma, fino a un certo punto. Però
Ecco, io sicuramente l'avversario ora mette maschera, cioè in questo momento l'avversario ha messo meritatamente, io gli faccio un applauso assolutamente, ecco per l'appunto, stavo dicendo stronzate, quindi è caduto qui l'ambaradam perché stavo applaudendo all'avversario per l'appunto. L'avversario ha messo su un qualcosa di veramente incredibile, io certo tipo i Rage Aghi, però forse potrò fare fino a un certo punto, l'avversario nega con dragone, sì, non posso fare assolutamente nulla, devo passare direttamente e fare il mio side. Sicuramente ci sono partite in cui posso partire anche con il mazzo più perfetto del mondo, però l'avversario mi fa un board incredibile e la prendo in quel posto, ma non tometa anche male la stessa cosa. Dov'è la bravura di un giocatore? La bravura è nel fare il giusto side, nel saper partire per primo piuttosto che per secondo e di poter recuperare in questo modo la partita. Questo è quello che insegniamo nel nostro gruppo dei campioni over, non so se ci sei dentro. In questo caso noi facciamo una board massiva con tanto meta partendo ovviamente per primi, perché il mazzo deve partire per primo, soprattutto contro mazzi che vogliono partire per primi, e questo è ben chiaro. Ecco, già qui abbiamo delle robe molto interessanti che se avessimo visto nella partita di prima l'avversario si sarebbe steso insomma e si sarebbe sciolto come neve al sole. Ecco, in questo momento a me basta tranquillamente fare un qualcosa del genere, molto tranquillamente, mettere il mostro che nega tutte le vocazioni. A meno che non parliamo di mostri di tipo acqua e il Storm Strike, cioè qui basta semplicemente, è poco signori, è basta poco come abbiamo visto, e c'è l'avversario, vedete, prima faceva tantissime mosse, tantissime robe, tantissime idee, adesso già ci sta pensando un po' di più, già sta un secondo, già sta andando in tilt, ma perché signori, a Yu-Gi-Oh! Diciamo anche questo, certe mosse, certe regole, se seguite, è inutile che ti cioè è inutile dire, no, ma forse io ho visto quest'altro, no, ma tu dici solo minchiate. Vedete, passa in end phase, signori, perfetto, abbiamo anche un Mirror Shield con cui rimane totalmente invincibile, signori, fatta a questo punto, no? Come sempre, no? Cioè, morte. Qui parte la bellezza di Antometa. Esatto, Nathan, assolutamente ragione. Il bello di questo mazzo è proprio questo, che tu vedi all'inizio, come cioè la partita che abbiamo fatto prima è proprio leggendaria perché ti fa vedere il mazzo avversario di cosa è capace. E poi vediamo adesso in questa seconda partita come con le giuste carte il mazzo si spegne. Non ha fatto nulla il nostro avversario. Ora buona fortuna ad andare contro un mostro praticamente invincibile. Dovrebbe utilizzare in permanenza infinita oppure qualche carta Struggling Battle o qualcosa così. Però noi comunque avremmo qualcosa per ricominciare. È molto difficile ora l'avversario. Vedete, l'avversario non è assolutamente più confident. Ma perché, signori? Perché sono uno stregone io, leggo le stelle? No, semplicemente seguo un metodo, seguo un certo mazzo, so le carte che bisogna utilizzare contro certi mazzi. So quello che bisogna fare per vincere i tornei, sappiamo, perché comunque gli over sono una grande squadra e sono un grande canale. Ora non, cioè, poi sembra sempre che si pavoneggia uno in qualche modo, no? No, semplicemente è uno sa quello che bisogna fare in questo gioco, segue un certo metodo, un proprio personale metodo e lo insegna, semplicemente. Non so se hai preso i nostri percorsi oppure se hai preso dei mazzi da noi, però semplicemente è così. All'avversario manca semplicemente in permanenza infinita Struggling Battle e poi è fatta. Ma guarda, sì, sono carte con cui effettivamente ci darebbe ragione, che danno fastidio a ogni mazzo, ma semplicemente non le ha prese perché magari è stato sfortunato lui, così come siamo stati sfortunati noi prima. Ecco, tanto meta poi. È un mazzo purtroppo per i suoi avversari che dà la possibilità di avere in mano subito quel che serve. Ogni carta che uno prende è un macello. Perché poi sì, Forbidden Droplet, piuttosto che quali altri ci sono che fanno il casino, Triple Tactical Talents, cose. Però poi cioè, si viene sbugiardati a un certo punto, no? Si può avere tutto il cash che vogliamo, però con le giuste carte. Alla fine non si regge, semplicemente. Con questo assolutamente non sto dicendo che mazzi da poveri, come vengono chiamati. Vedete, si arrende addirittura, cioè signori. Adesso nella seconda partita lui farà un board molto massivo e cercherà di mettere sul terreno subito il muro di cemento armato che c'era prima, in cui il side è molto potente, no? Vediamo come il side, no? Il side. Giusto, Giuseppe, giusto, assolutamente. Il side è, se vogliamo,
una delle bravure più importanti del giocatore di Yu-Gi-Oh! Mi sento molto confident a dire questo, signori. Devi essere bravo soprattutto a fare side. L'avversario, vedete, la partita non sta iniziando, perché l'avversario starà lì con il sangue agli occhi a mettere tutte le carte in pastoia. Ma perché è così, ragazzi? Mi sento, guarda, mi sento abbastanza sicuro nel dire che a volte è proprio quello che ti fa vincere la partita. Ecco, questa volta a noi, per esempio, il side. Attenzione, ci fa iniziare per primi. Attenzione, va detto, forse è un pazzo, ragazzi. Forse è un folle. È un folle il ragazzo. Vabbè, sicuramente questo da un lato potrebbe sembrare interessante, ma da un altro può spaventare, perché magari forse l'impermanenza, le varie cose. Beh, noi comunque iniziamo nel nostro, forse sperava di farci, sperava che iniziassimo con un mostro che non facesse nulla. Vediamo un po' quello che fa. Forse potrebbe avere l'impermanenza, le varie robe di turno. In questo caso comunque ci siamo abbastanza tranquilli, perché noi abbiamo il Storm Strike senza alcun problema. Come sempre, cioè, non ripeto, signori, cioè, vediamo quanto è importante avere un'ossatura importante nel nostro mazzo. Non è tanto la roba, è quello, ragazzi, cioè, lo spirito di Yu-Gi-Oh! È proprio quello, anche qui, no? Già ci continua a mettere tanto, setta e passo, ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? E sì, il board che ha fatto all'inizio l'abbiamo visto tutti, Anto, io gioco un drago bianco occhi blu, è ancora forte, assolutamente fortissimo. Dipende dove e come devi andare a giocare. Se vai a giocare contro le entrap in un meta che dispone di molte carte cattive, beh, forse sicuramente potrebbe essere più forte un tuo meta. Quanto può costare questo mazzo, Anto? È un mazzo assolutamente di lusso, è un mazzo che non possono, insomma, che non può fortunatamente essere per tutti. Cioè va addirittura sotto. O ha briccato oppure ha fatto cose, insomma, qualcosa è andato storto. Non è Antometa un mazzo che costa troppo, fortunatamente. I mazzi forti di questo tipo di Yu-Gi-Oh! Fortunatamente questo è Struggling Battle, te lo dico io. Questo è scontro ad armi pari. Antometa, come ogni mazzo di Yu-Gi-Oh! Forte, non va a costare troppo. Semplicemente ha all'interno delle carte che sono state inserite in modo intelligente. Semplicemente questo. Vediamo un po' che succede. Scontro ad armi pari. No, non è neanche scontro ad armi pari, signori. Enface, madonna, interessante. Antometa è un mazzo. Perché è il nostro mazzo di bandiera? È il nostro mazzo da torneo? Perché veramente c'è tanto, no? Twin Twister, vedi, anche qui l'avversario bravo. Sicuramente ci riesce a scardinare qualcosa, ma ci distrugge due carte. Comunque le due che ci rimangono sono molto forti per le varie situazioni. Vedete, capiamo qui quanto è importante molte volte, e va a scartare anche una Natasha che è una super carta, è importante, ricorda sempre. Non vediamo che ci toglie Strike Reborn, benissimo, non potevo chiedere di meglio, ottimo, perfetto. Molte volte è importante costruire il mazzo in maniera intelligente piuttosto che andare ad investire 1000-1500 euro o altro, connessione persa, per l'appunto, no? Questa è una cosa molto molto importante. Se ti interessano mazzi di questo tipo, se ti interessano mazzi che ti facciano questo lavoro, che ti facciano vincere tornei in maniera smart, senza andare a aprirti un mondo, insomma, contattaci, vedi sotto in descrizione, contatta il nostro ufficio, lì trovi assolutamente i nostri ragazzi con i nostri mazzi di team che sono costruiti in questo modo. Non trovi solo Antometa, trovi tutti i mazzi che noi disponiamo ovviamente nel team, che sono costruiti in questo modo, in maniera intelligente, per non far investire un capitale. L'investimento comunque c'è, cioè, don't get me wrong, comunque bisogna investire in se stessi, perché ovviamente la qualità si paga, e questo è chiaro, però fortunatamente è tutto molto molto contenuto in confronto a come
ai veri investimenti pesanti folio, quelli che si facevano una volta. Io, signori, sono Antoscio e questa partita ci è andata anche molto molto più di lusso. Io penso me ne vado in branda. Mi dai questo spezzone e lo metti su YouTube? Io, è il momento di andarmene in branda. Stai io per a tutti, sì, qui finché si distrugge tutto. Io non penso avrò più una casa tra un po', però, signori, ovviamente, come sempre, stai io per a tutti e anche a tutti i signori che ci